Eccoci qui, buonasera e parliamo ancora Italia-Francia per il terzo giorno, perché stavolta da Davos è proprio Conte all'attacco di Parigi sulla questione di Fincantieri e dell'accordo che è stato adesso rimesso in discussione sui cantieri di Saint-Nazaire. Fincantieri praticamente aveva acquisito il controllo di quei cantieri, poi tutto è stato rimesso in discussione dalla Francia, ma con una puntata che è ancora più difficile da digerire per il governo transalpino, ovvero la rimessa in discussione del diritto al seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, seggio permanente da quando esiste l'ONU dopo la Seconda Guerra Mondiale, per la Francia come per gli altri paesi principali vincitori del secondo conflitto. Quel seggio non spetta alla Francia, a questo punto spetta all'Unione Europea, dice Conte. Ma come vedremo ci sono anche discordie europee e problemi sulla questione di Sophia, la missione su cui proprio ieri sera in corso di telegiornale vi abbiamo detto che la Germania, secondo l'agenzia DPA, la principale agenzia tedesca, era pronta a ritirarsi vista la posizione italiana sui porti chiusi alle navi con i migranti, e Salvini aveva detto, beh certo, la missione Sophia voleva dire che tutte le navi dovevano portare i migranti in Italia, bene che finisca così. Ma poi c'è la posizione dell'alto commissario europeo, che l'italiana Mogherini, che dice, beh, se l'Italia non ci sta è inutile portare avanti la missione. Ma vedremo anche che in Italia proprio la questione dei migranti vive anche per lo sgombero del CARA di Castelnuovo di Porto, vicino a Roma. Anche oggi sgomberi e anche oggi manifestazioni, come vedremo. Ma ci sono altre questioni, la questione delle trivelle con dissapori all'interno del governo e il caso politico suscitato dalla vicenda di quel titolo gravemente omofobo del quotidiano Libero, e di fatto cade, crolla il PIL, aumentano i gay, correlazione incomprensibile, ma che ha portato Di Maio a dire con titoli così e con giornali così capirete perché abbiamo detto a Crimi di azzerare in 3 anni i contributi pubblici ai giornali. E la polemica ovviamente non finisce lì. Ma vedremo anche altri fatti. 40 anni fa l'uccisione da parte delle Brigate Rosse del sindacalista Guido Rossa, ricordato anche da Mattarella, e altro sindacalista in prima pagina, Maurizio Landini, che sarà il successore di Susanna Camusso alla guida della CGIL, lo decide il congresso, lo vota domani il congresso della CGIL a Bari. Ma 2 altri fatti completamente diversi. Venezuela, il leader dell'opposizione, il presidente del Parlamento che si oppone a Maduro, il successore di Chavez, riconosciuto come legittimo capo dello Stato venezuelano da parte di Donald Trump. Quindi gli Stati Uniti prendono risolutamente posizione. Adesso vedremo quali saranno i contraccolpi, intanto a Caracas. E poi archiviata totalmente la denuncia nei confronti del regista Fausto Brizzi. Non compì abusi nei confronti delle ragazze che lo accusavano. E vedremo quali saranno anche lì i contraccolpi. Vedremo soprattutto tra 30 secondi i titoli. Da Davos è nuova stoccata, questa volta di Conte alla Francia. In apparenza il Premier sembra marcare la differenza, soprattutto di toni, con Salvini e Di Maio quando ricorda l'amicizia che lega i due Stati, ma poi accusa Parigi di ambiguità su Fincantieri e lancia l'affondo. La Francia rinuncia al seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell'ONU e lo offra all'Unione Europea. Tensione anche sulla missione Sophia, dietro fronte della Germania, continuerà a mandare le navi, ma solo se ci saranno le condizioni per un vero contrasto ai trafficanti. Ultimatum dell'alto rappresentante dell'Unione Mogherini, se l'Italia che ha il comando non lo vuole più, Sophia la chiudiamo, o cambiano le regole o finisce, replica Salvini. Di Maio, avanti se anche gli altri paesi dell'Unione aprono i porti. Continuano tra le proteste delle opposizioni gli sgomberi dei migranti al CARA di Castelnuovo di Porto, presso Roma. Il quotidiano Libero nella bufera per questo titolo gravemente omofobo che mette in relazione
il crollo del PIL e l'aumento dell'omosessualità. Dura la reazione di Di Maio. Scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici. Vito Crimi ha avviato la procedura che azzererà i finanziamenti entro i prossimi 3 anni. Al congresso di Bari la CGIL evita la rottura e trova l'accordo. Sarà Maurizio Landini, il successore di Susanna Camusso, l'ex capo della FIOM. Domani sarà eletto segretario generale Vincenzo Colla e probabilmente Giovanna Fracassi i suoi vice. Abbiamo trovato la soluzione per tenere unito il sindacato, spiega lo sconfitto. Al voto andrà un unico segretario, che sarà il segretario di tutti. Svolta per il Venezuela. Donald Trump ha ufficialmente riconosciuto Juan Guaidó come presidente dello Stato sudamericano. Ieri il leader dell'opposizione a Maduro aveva giurato, autoproclamandosi come presidente a interim, in attesa di nuove elezioni. Trump ha anche lanciato un appello a tutti i paesi occidentali affinché seguano il suo esempio e rinneghino Nicolás Maduro. Archiviata definitivamente l'inchiesta della Procura di Roma nei confronti del regista Fausto Brizzi, accusato nel 2017 di violenza sessuale da parte di 3 donne. Si chiude un caso che ebbe molto clamore dopo un'inchiesta delle Iene. Il giudice delle indagini preliminari ha accolto la tesi della difesa, secondo cui i rapporti tra il regista e le donne furono assolutamente consenzienti. Buonasera, quindi molti fatti come avete visto, importanti, e ancora una volta sulla scena internazionale l'Italia gioca un ruolo particolare, anche Conte, che ieri aveva agito in qualche modo da elemento calmante nella disputa tra Roma e Parigi, oggi attacca nei confronti del governo francese. Perché? Perché parlando al Forum economico di Davos ricorda un motivo di contenzioso proprio economico e commerciale molto forte tra i due paesi, quello del cantiere di Saint-Nazaire, e poi lancia quella che è la provocazione politica e diplomatica più forte. Rinunci la Francia al suo seggio permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU a favore dell'Unione Europea. Italia, Francia hanno una tradizione di rapporti che non viene messa in discussione. C'è un'amicizia tradizionale tra Francia e Italia e tra Francia e Germania. Discutiamo su qualcosa, ma l'amicizia resta. Parole distensive, quelle pronunciate dal presidente del Consiglio Conte di fronte alle telecamere di Bloomberg nel pomeriggio e poi in serata, ma non sufficienti a chiudere il caso o a marcare una vera distanza dagli attacchi di Di Maio e Salvini alla Francia, con il controverso Jacques sul franco centrafricano e il conseguente scontro diplomatico, perché questa mattina anche Conte si è allineato al fronte polemico aperto dai vicepremier. Se la Francia vuole mettere a disposizione il proprio seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, lo offre l'Unione Europea, non a un singolo Stato, ha detto al Forum Economico Mondiale di Davos, sferzando implicitamente il patto franco-tedesco di Aquisgrana, che prevede una sorta di cooperazione rafforzata permanente a due, e in quell'ambito la cessione del seggio ONU alla Germania, da sempre obiettivo della cancelliera. Ancor più duro il premier sull'accordo tra Fincantieri e STX, i campioni della cantieristica navale, frutto di un negoziato complicatissimo con il precedente governo e messo in discussione in queste ore con la richiesta di un intervento di Bruxelles da parte dell'antitrust francese con benedizione tedesca. Paradossale che la Francia coinvolga la Commissione europea in un modo così ambiguo, ha dichiarato Conte, un affondo, che è anche il segno dei timori del governo per possibili ritorsioni francesi sui tavoli di dossier economici pesanti, oltre alla fusione Fincantieri e STX. All'Italia è la battaglia di Vivendi per recuperare la maggioranza nel board di Telecom. Ritorsioni negate dalla ministra francese agli affari europei Loiseau. Non vogliamo giocare al concorso a chi è più stupido, ha dichiarato oggi. Con l'Italia abbiamo molte cose da fare, vogliamo continuare a farle. E tuttavia il clima resta teso, né Conte sembra dirigersi sulla strada della mediazione, distinguendo tra campagna elettorale e interessi del governo, argomento imbracciato piuttosto dal ministro degli esteri Moavero ieri a
a Bruxelles. Di sicuro l'interlocutore più imbarazzato da uno scontro diplomatico subito suo malgrado. E sgradito anche al Quirinale, fautore di un rapporto e di accordi privilegiati con la Francia, Sergio Mattarella deve registrare uno dei momenti peggiori nel rapporto fra i due paesi, con la mancata convocazione del vertice bilaterale in carico all'Italia. Verremo in Italia quando ci sarà il clima, ha commentato la ministra Loiseau. Per ora molto molto freddo. E c'è poi la questione di Sofia, che non è una questione femminile, ma quella della missione europea che riguarda proprio il sud del Mediterraneo. Ieri vi abbiamo dato in tempo reale la notizia che secondo l'agenzia di stampa tedesca DPA la Germania era pronta a ritirarsi dalla missione vista l'indisponibilità dei porti italiani, con Salvini che subito aveva commentato certo, la missione doveva portare i migranti tutti in Italia e ovviamente non sarà così, prendo atto delle decisioni di Berlino. Ma poi oggi si è saputo del dietrofront di fatto rispetto a quella decisione, mai peraltro ufficializzata, mentre però, come stiamo per vedere, le acque, è il caso di dire, sono agitate da altre dichiarazioni. Se non è un ultimatum all'Italia, poco ci manca, e il fatto che arrivi da Federica Mogherini in qualità di alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione Europea ne aumenta la portata politica. Se l'Italia, che ha il comando e il quartier generale dell'operazione, non vuole più Sofia, siamo pronti a chiuderla, sono state le parole della Mogherini. A dimostrazione che dopo la retromarcia della Germania, se ci sono le condizioni, chiarisce oggi il ministro della difesa tedesco, siamo pronti a mandare di nuovo le nostre navi nel Mediterraneo. A questo punto la vera questione è cosa voglia fare l'Italia e soprattutto cosa si debba fare con i migranti che vengono salvati in mare. Se qualcuno si sfila non è un problema, noi da 6 mesi chiediamo un cambio delle regole di una missione sottoscritta contro l'interesse nazionale. Sono le parole di Salvini che attacca frontalmente la Mogherini. La sinistra, dice, è riuscita a farsi rappresentare da qualcuno che un quarto d'ora dopo si è dimenticato di essere italiano. È il ministro degli esteri Moavero Milanesi a dover chiarire che l'Italia non ha mai chiesto la chiusura di Sofia, ma solo che vengano cambiate le regole relative agli sbarchi delle persone che vengono salvate in mare. Insomma, che non finiscano soprattutto in Italia, e questo in doverosa coerenza, aggiunge il ministro, con le conclusioni del Consiglio europeo che nel giugno dello scorso anno ha esortato tutti i paesi europei a farsi carico del problema. Il nervosismo della Germania nasce, come ha spiegato oggi la ministra della difesa von der Leyen, dalla sensazione che l'Italia abbia cambiato le priorità di Sofia, nata nel 2015 per contrastare gli scafisti, privilegiando invece la lotta al contrabbando di armi e petrolio. Da almeno 6 mesi non abbiamo un compito sensato in quelle tratte di mare, dice la difesa tedesca. Ora è importante che da Bruxelles si chiarisca qual è il compito della missione, il cui comandante, l'ammiraglio Enrico Credendino, spiega che il rischio di infiltrazioni di terroristi dalla Libia al momento non è provato, ma è chiaro che se si perdono le navi militari nel Mediterraneo centrale aumenta il rischio che arrivino non solo immigrati, dunque anche per l'Italia il rischio terrorismo. Questo è quello che succede attorno alla questione della missione Sofia, ma come sappiamo dei migranti, che sono il sottotesto anche del contenzioso tra Roma e Parigi, si parla proprio nei dintorni della capitale italiana per lo sgombero del CARA di Castelnuovo di Porto, iniziato ieri, proseguito oggi con un fuori programma determinato dalla protesta individuale di una parlamentare di Liberi e Uguali. Il secondo giorno del trasferimento dal CARA di Castelnuovo di Porto inizia con un fuori programma. La deputata di LeU, Rossella Muroni, si piazza davanti al pullman che ha caricato i primi 30 migranti. Ha appena varcato il cancello e lei lo blocca, impedisce all'autobus di proseguire. Si è messa qui per bloccare? Perché mi hanno spiegato che nessuno sa dove stanno andando questi ragazzi. Allora, come dire, fermo restando la legittimità della decisione, io voglio verificare il metodo.
Momenti di tensione, dopo un'ora le forze dell'ordine la convincono a desistere, il pullman può partire, nessuno dei responsabili del centro sa dove andranno i migranti. Saranno portati nei CAS, centri di accoglienza straordinaria, in Abruzzo, Molise, Marche. Chi ha già ottenuto lo status di rifugiato per effetto del decreto Salvini perde il diritto all'accoglienza, dovrà trovarsi da solo una sistemazione. Di violazione dei diritti umani parla il sindaco di Castelnuovo, comune alle porte di Roma, che ha accolto a casa sua una migrante e che annuncia ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. I prossimi passi saranno senz'altro quelli di chiedere, fare un ricorso straordinario sia al TAR Lazio sia alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda i titolari di protezione umanitaria. Abbiamo avuto un caso ieri, più di un caso ieri, per ragazzi che sono usciti, titolari di permesso di soggiorno, che non hanno più diritto a nessuna accoglienza. Nel pomeriggio la visita di una delegazione del PD che parla di deportazione e annuncia un'interrogazione. Il governo risponderà venerdì alla Camera. Tra i migranti c'è sconcerto. C'è la giovane mamma nigeriana vittima della tratta col bambino di 7 mesi. C'è il bomber della squadra di calcio locale, girone di prima categoria. Dall'inizio dell'anno ha segnato 8 gol e ora se ne deve andare. Durante la giornata partono 3 pullman, 75 persone. Altre andranno via domani. Sarà così fino a sabato, quando dei 530 ospiti non rimarrà più nessuno. Allora andiamo a vedere come nella politica interna ci siano tensioni su alcuni temi, ma questo lo sapevamo. Però c'è un ministro che si mette di traverso. Costa, sulle trivelle. Io non firmo il via libera alle trivelle, scrive il ministro dell'ambiente Sergio Costa, e per evitare che il messaggio non sia compreso fino in fondo da chi deve capire, su Facebook sotto allega manifestino. Sono per il no alle trivelle, io non firmo, si legge, pronto anche a farsi da parte pur di non cambiare posizione. Ve lo dico con molta chiarezza, perché io sono per il no trivelle, e le trivelle passano per la via e arrivano sul tavolo del ministro, io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro, torno a fare il generale dei carabinieri, aggiunge. Costa ricorda poi che al referendum 5 Stelle e Lega stavano dalla stessa parte, con tanto di Salvini impegnato in giro con maglietta no triv. Ma lo stop del ministro viene considerato un'invasione di campo dalla Lega. Se il Parlamento prende una decisione, quale che sia, il ministro non può che prenderne atto, replica il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia. La posizione della Lega non è cambiata, siamo a favore dello sviluppo del settore, rilancia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti. Muro contro muro, che in realtà va avanti da giorni in commissione. In Senato, dove proprio la discussione sulle concessioni per l'esplorazione dei nuovi giacimenti di gas in mare sta bloccando l'approdo in aula del decreto semplificazioni, che contiene anche le norme sulle trivelle. Da ieri è slittato a oggi, da oggi a domani. Il braccio di ferro continuo tra Lega e 5 Stelle blocca ed umilia il Parlamento. Il lavoro delle commissioni viene costantemente reso inutile. Siamo oltre la democrazia rappresentativa, attacca il capogruppo PD Marcucci. È un governo di analfabeti la posizione di Giorgio Mulè di Forza Italia, ma un richiamo alla maggioranza a rispettare le istituzioni arriva anche dalla presidente Casellati. E poi c'è un caso molto brutto che riguarda l'informazione, la stampa. E non è il caso, che invece è bruttissimo per altri versi, delle nuove minacce contro il giornalista Paolo Borrometti. A cui sono arrivati non solo dei proiettili, ma anche delle parole pesanti, pesantissime, minatorie da parte, della criminalità organizzata mafiosa. Mi riferisco invece a un'altra vicenda che nasce da un titolo di giornale che stamattina ha fatto scalpore e anche un po' vergogna. Calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay. È il titolo sparato oggi in prima pagina dal Libero e Basta e Avanza per riportare sulla cresta della bufera il quotidiano diretto da Vittorio Feltri e Pietro Senaldi. A far collezione con tutti gli altri, come quello sulla Raggi, patata bollente, sui napoletani che si bruciano da soli e sui terroni che comandano nel governo. Scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici. Vito Crimi ha avviato la procedura che azzererà i finanziamenti entro i prossimi 3 anni. Questa la risposta arrivata da Luigi Di Maio a ruota del disgustato Vito Crimi, sempre 5 Stelle, sottosegretario con delega all'editoria.
Nell'articolo in questione si parla di ricerche e di statistiche, ma a far clamore è proprio l'accostamento, degno di quello surrealista, tra ombrello e macchina da cucire, contenente un esplicito giudizio di valore. C'è poco da stare allegri, ribadito in seconda pagina, con esplosione di proteste da parte delle associazioni omosessuali e comprensibile tempesta social. Abbiamo riportato dei dati che ci ha girato le associazioni gay. Aumentano i gay, mi sembra anche un successo, no? Significa che dopo anni di politiche per l'outing, queste politiche hanno avuto effetto, noi le abbiamo riportato in maniera del tutto algida, senza giudizi, e quindi mi sembra una caccia alle streghe, ecco. Siamo diventati noi i nuovi gay, i nuovi discriminati. Non mi meraviglia che oggi Libero cerchi di sminuire l'importanza di questo titolo, che invece è figlio di ignoranza, come l'ignoranza è anche figlia di tante dichiarazioni che si sentono in questo periodo nei confronti delle fasce più deboli, di minoranze e di tutti coloro che non vedono rispettati i propri diritti. Se davvero sarà questa l'ultima goccia per far traboccare il vaso dei sussidi pubblici all'editoria, lo si vedrà. Se così fosse, sarebbe però l'ennesima conferma di quanto spesso i provvedimenti legislativi si muovano da noi sull'onda di una scintilla emotiva, con un rischio ulteriore, oltretutto in questo caso quello di instillare un altro accostamento più pericoloso ancora che tra PIL e gay, quello tra finanziamenti e censura. Si dice in tante professioni che cane non morde cane, cioè non ci si attacca mai tra esponenti della stessa professione. Però non possiamo fare a meno di dirvi che quel titolo, e soprattutto quell'occhiello sopra, c'è poco da stare allegri, non l'avremmo scritto neanche sotto tortura. Andiamo a vedere come la CGIL porta al suo vertice forse il sindacalista più conosciuto e battagliero, e più mediatico anche, Maurizio Landini. L'unità prima di tutto. La CGIL nel suo 18° congresso torna all'antico, impone il passo indietro di Vincenzo Colla, evita la conta interna e apre la strada della segreteria a Maurizio Landini. Sarà lui, 57 anni, da Castelnuovo nei Monti, Reggio Emilia, a succedere agli 8 anni abbondanti di Susanna Camusso. Ex segretario FIOM, eletto nel 2010, Landini fu catapultato nel giro di una notte nel pieno della madre di tutte le vertenze, quella per la Fiat. A Marchionne disse di no, aprendo una battaglia per certi versi storica, suggestionato a tratti dall'ebbrezza della politica, ma tornato presto nei ranghi sindacali, Landini arriva al vertice della CGIL, su proposta della stessa Camusso. E ci si chiede ora come sarà la sua CGIL e soprattutto come vivrà Landini la coabitazione con Vincenzo Colla, reggiano anche lui, rigorosamente uomo di apparato. Conte ha sbagliato a non venire qui, ha detto oggi all'indirizzo del Premier, pronto al passo indietro nel nome dell'unità interna. Sarà vice segretario Colla, con un rapporto nel direttivo di 60-40 a favore dell'ex segretario delle tute blu. Una svolta arrivata nella notte, grazie a una mediazione, sembra costruita dal potente sindacato dei pensionati della CGIL. Quello che la Camusso lascia nelle mani di Landini è un sindacato posizionato decisamente all'opposizione di questo governo, nonostante qualche passato sbandamento grillino polemizza qualcuno. C'è curiosità per la gestione del nuovo segretario, sindacalista anomalo, grande oratore, amatissimo dalla stampa e soprattutto dalle televisioni. Era stato proprio lui qualche tempo fa a proporre una nuova stagione con CISL e UIL, il sindacato unitario. I prossimi mesi diranno quanto questa strada sarà percorribile e quanto peserà quella radicalità cara a Landini e fatta propria dalla Camusso nella relazione introduttiva al congresso. Per intanto ci si prepara alla giornata del 9 febbraio, la piazza unitaria dei sindacati contro il governo. Chissà se Landini ci arriverà con l'adorato maglione, in verità smesso da un po' a favore di una più rassicurante giacca blu. Certo, il sindacato è una constatazione neutra, ma inevitabile, conta molto meno sulla scena politica rispetto a 10, 20, 30 anni fa o 40, quando si era ancora negli anni di piombo. E proprio oggi si ricorda un sindacalista comunista che cadde sotto le pallottole, sotto il fuoco delle Brigate Rosse, che lo uccisero perché contrastava e denunciava l'infiltrazione brigatista e terrorista all'interno della fabbrica.
Un'alba scura per Genova nella giornata della commemorazione del quarantennale della morte di Guido Rossa, l'operaio di Talsider, sindacalista della CGIL, ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio del 1979. Di oggi alcune scritte di chiara matrice brigatista che sono apparse in salita a Santa Brigida, all'altezza della targa che ricorda l'attentato dell'8 giugno 1976, quando proprio qui venne ucciso dalle Brigate Rosse il procuratore generale di Genova Francesco Coco, assieme agli uomini della sua scorta, Giovanni Saponara e Antico Deiana. Questa è una delle scritte fatte sul muro. Guido Rossa, definito infame, mentre un'altra scritta, posta proprio sotto la targa di marmo, inneggia i nomi dei tre brigatisti. Dopo i rilievi della Digos, le scritte sono state cancellate. Alla fabbrica Ilva, l'ex Italsider, dove lavorava Guido Rossa, il ricordo del quarantennale dell'omicidio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dal palco, all'interno del capannone, che ospitò anche nella sua visita Papa Francesco, ha lanciato un duro monito. La definitiva chiusura di quella pagina richiede che sia resa compiuta giustizia con ogni atto utile affinché rendano testimonianza e scontrino la pena loro combinata quanti sono macchiati di gravi reati e sono sottratti con la fuga alla sua esecuzione. Sabrina Rossa, la figlia di Guido, a margine della cerimonia, ha preferito non commentare le scritte contro il padre, che hanno provocato sdegno ed amarezza in una città che visse in prima linea gli anni di piombo e che partecipò con oltre 200.000 persone al funerale del primo sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse, una mobilitazione che segnò un cambiamento radicale nella lotta al terrorismo. Svolta per il Venezuela, il paese da tanto tempo sull'orlo della guerra civile, spaccato dopo praticamente la perdita di consenso del successore di Chavez, Maduro, che si è voluto comunque riproporre come capo del paese. Da poche ore però la situazione è decisamente cambiata per l'autoproclamazione come capo dello Stato del Presidente del Parlamento. Il Parlamento è controllato dall'opposizione ma non viene riconosciuto per una incredibile sentenza della Corte Suprema venezuelana. Che cosa è successo? Si è autoproclamato Presidente ma soprattutto ha subito avuto il riconoscimento da parte degli Stati Uniti. È stato proprio Donald Trump a dire che è lui il nuovo leader di quel paese e che si ha fatto sapere se Maduro tenterà di usare la forza, gli Stati Uniti terranno la possibilità, prenderanno in considerazione la possibilità di ogni tipo di reazione. Una chiara minaccia. In questi minuti anche il Brasile e il Canada, i due stati, altri stati, con il Messico insieme agli Stati Uniti più importanti per peso nelle Americhe, hanno deciso di riconoscere il presidente alternativo a Maduro. Il Venezuela è ormai sprofondato in una crisi che potrebbe aprire le porte ad una guerra civile. Oggi giornata di mobilitazione generale delle opposizioni, scesa in piazza in tutto il paese contro Nicolás Maduro, il presidente dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidó, davanti a migliaia di sostenitori ha alzato la mano destra e giurato di assumere formalmente la presidenza ad interim e la responsabilità del paese. Un modo per mettere fine all'usurpazione di Maduro, ha detto, per andare verso un governo di transizione e arrivare a libere elezioni. Si è anche rivolto alle forze armate chiedendo loro di ristabilire l'ordine con la Costituzione. Poche ore dopo è arrivato il riconoscimento ufficiale da parte di Donald Trump, che ha definito Maduro un presidente illegittimo, mentre l'Assemblea Nazionale resta l'unico ramo legittimo del governo perché eletto dal popolo. Proprio quell'assemblea che è controllata dall'opposizione e che Maduro ha di fatto svuotato di ogni potere, anche col sostegno della Corte Suprema che l'ha messa sotto indagine. Dopo Trump, a riconoscere Guaidó come presidente ad interim sono stati anche i paesi che aderiscono all'OAS, l'Organizzazione degli Stati Americani. In questo momento stanno manifestando sia i sostenitori di Maduro che i suoi oppositori, lo specchio di un paese spaccato dove la lotta tra i poteri dello Stato la stanno pagando soprattutto da anni i venezuelani, ridotti alla fame, costretti a scappare oltre confine da un paese ricchissimo di petrolio, ma ridotto alla miseria, dove non si trovano più
né cibo né medicine. Da anni ormai si assiste a manifestazioni di piazza contro Maduro che finiscono regolarmente in scontri con vittime e arresti. È successo anche oggi. Ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia. Al momento si contano 5 morti. 4 sarebbero stati uccisi all'alba nello stato di Bolivar a sud di Caracas durante i saccheggi. Il 5° sarebbe un adolescente colpito da un proiettile nella capitale. Vi ho detto di Stati Uniti, ma anche Brasile e Canada, in questi secondi anche altri 2 paesi del continente latinoamericano, Perù e Colombia, hanno riconosciuto il leader dell'opposizione come presidente del Venezuela. Le prossime ore saranno decisive e le si attende anche con qualche preoccupazione per quel che può succedere a Caracas e nel resto del paese. Ma c'è ancora un'altra pagina che è doveroso seguire. Dopo la richiesta di archiviazione perché il fatto non sussiste, depositata dalla Procura di Roma a luglio, supplemento di stress per Fausto Brizzi perché le donne che lo avevano denunciato per violenza sessuale a settembre si sono opposte all'iniziativa dei pubblici ministeri. Ma oggi il GIP ha archiviato il procedimento. Le denunce arrivate a ottobre 2017 in seguito alla clamorosa inchiesta delle Iene erano 3, ma solo una era stata presentata entro i termini. Nel rapporto tra Brizzi e la denunciante il giudice non vede costrizione, non si capisce come un cambiamento del tono della voce e una maggiore risolutezza del regista abbiano potuto integrare un comportamento minaccioso in grado di intimidire non già un'adolescente sprovveduta, ma una donna di 30 anni con una solida esperienza di vita, sposata, madre di un bambino e certamente in condizione di fronteggiare una situazione, seppur imbarazzante, come quella creatasi all'interno dello studio dell'indagato. Ne comprende il giudice quali siano stati nel caso concreto la fonte e l'origine del potere di assoggettamento esercitato da Brizzi nei confronti della presunta vittima, alla quale aveva affidato solo un ruolo di comparsa, quale cameriera, in 2 rapide scene pagate 200 euro. Non mancano nel decreto parole di solidarietà per le ragazze. Il GIP Arturi esprime massimo rispetto per la dichiarata sofferenza in conseguenza dei fatti denunciati, ma subito precisa di voler salvaguardare la buona fede di chi abbia ritenuto di intravedere nel comportamento della presunta vittima i segnali di un consenso pieno all'inizio di una relazione interpersonale tra persone adulte. E perché poi, si chiede il GIP, a dispetto dello stato di presunta prostrazione e sofferenza patito nel primo incontro, la querelante non si è astenuta dal ritornare nello studio di Brizzi? Il regista ha sempre negato di aver avuto rapporti non consenzienti. Nei mesi delle indagini è rimasto in silenzio, concentrato sul prossimo film in uscita tra un mese e pieno di aneddoti sulle molestie sessuali. Vi starete chiedendo chi sono gli ospiti di Lilli Gruber a 8:30. Sono Lucio Caracciolo, Francesco Borgonovo e Massimo Amato. Ci fermiamo. E infine andiamo a vedere come sono andate le borse o stanno andando. Intanto la chiusura di Milano è praticamente, come vedete, leggermente in negativo, meno 0,19 l'ultimo indice FTSE MIB. Per quanto riguarda lo spread è leggermente cresciuto a 253 punti base, in questo momento contrastata a New York, infatti a Wall Street Dow Jones più 0,50, Nasdaq meno 0,26. È tutto, Gruber, ci vediamo domani sera, buonasera.